Un saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video, bentornati su Missing Tech, il canale della tecnologia mancante, la tecnologia che mancava, che portiamo alla vostra attenzione. Non ne abbiamo mai abbastanza di tecnologia. Oggi parliamo di Android Auto ed Apple CarPlay. In passato abbiamo recensito diversi dispositivi, abbiamo mostrato come poter modificare una vecchia automobile, magari andando a installare direttamente integrato all'interno della plancia un dispositivo con Android Auto o proprio con Android completo, con Apple CarPlay, oppure dispositivi esterni non integrati nella plancia, dispositivi portatili che si possono poggiare in qualche modo tramite ventose, magari attaccare al parabrezza oppure poggiare sul cruscotto, insomma tante soluzioni, dispositivi per trasformare anche Android Auto e CarPlay cablati in dispositivi wireless, eccetera, eccetera. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Le offerte sul mercato al riguardo sono veramente tantissime, tantissime, tantissime. Però si sa, insomma, il mercato della tecnologia è sempre fioriero di nuove novità. E infatti, da un pochino si iniziano ad affacciare un timidamente, ma neanche tanto, sul mercato dei dispositivi portatili per Android Auto e Apple CarPlay adatti al mondo delle due ruote, quindi per tutti i possessori, insomma, di moto. E sono praticamente uguali un pochino a quelli che abbiamo visto per le automobili, ma naturalmente sono pensati per il mondo delle moto e infatti integrano all'interno, diciamo, un kit completo di accessori che rende facile e agevole l'installazione un po' su tutti i tipi di moto. Poi andremo a vedere, adesso magari mando le immagini rapide dell'unboxing del dispositivo in maniera tale che possiate anche farvi un'idea di quella che è l'accessoristica che c'è all'interno. E poi vi mostro anche qualche piccola immagine che abbiamo ripreso durante l'installazione proprio su una moto di un mio carissimo amico, insomma, che si è prestato per l'occasione, ha messo a disposizione la sua moto per fare questa installazione, questo test. Naturalmente l'altra peculiarità importantissima che hanno questi dispositivi, pensati appositamente per le moto, è la completa impermeabilità. Quindi sono certificati IPX65, quindi possono tranquillamente funzionare anche sotto la pioggia, sotto la neve, vento, grandine, un pochino tutte le condizioni atmosferiche che ci sono. Quindi bando alle ciance, andiamo subito sul mio banco da lavoro e andiamo a vedere un pochino nel dettaglio il dispositivo. Thank you.
Ebbene, cari amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto, lasciate un messaggio anche nel caso, insomma, vogliate saperne di più sul prodotto. Naturalmente troverete il link per un eventuale acquisto in descrizione. E vi invito a iscrivervi al canale anche, qualora non l'abbiate già fatto, per essere avvisati ogni qualvolta un nuovo video viene caricato. È veramente, veramente tutto da Matera. Vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Vincenzo, ciao!